Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio dedicato a Stellaris Utopia, una nuova serie insieme all'Imperium, la civiltà che vi ho presentato in un video a sé. Adesso iniziamo a entrare veramente nella partita e andiamo a dare un'occhiata al pianeta Terra governato dalla governatrice Agrippina Nicezia. Lo leggo con la pronuncia ecclesiastica, non mi condannino i puristi se non dico Nicetia e se pronuncio i nomi delle navi sideralis in latino ecclesiastico. Comunque, abbiamo un governatore che ha degli ottimi vantaggi, arrest meno 10, velocità di costruzione più 20%, non male. Vediamo un po' la popolazione. Ah, partiamo che abbiamo già degli schiavi. Questo è interessante, era una cosa che non accadeva in realtà su Stellaris in versione base, quando si partiva con una civiltà decadente. In questo caso vedo che ho sulla Terra tre pop liberi, anzi scusate, quattro pop liberi e quattro pop in schiavitù, che però danno un ottimo output in termini di cibo e di minerali. Questo è veramente buono. Se notate c'è una novità. Che vediamo da subito. Si tratta del cibo globale. Quando avremo più pianeti, il cibo verrà diviso, quindi potremo costruire dei granai, dei pianeti granaio, come un tempo era l'Egitto, in cui produrremo tutto il cibo dell'impero, anche se dovremo fare attenzione perché in caso di guerra un blocco del pianeta potrebbe affamare tutto l'intero sistema. Allora, intanto presto arriveranno nuovi pop, li piazzeremo. Diamo un'occhiata al governo. Vabbè, innanzitutto sapete che siamo un impero, non abbiamo ancora un erede. I tratti dell'imperatrice Octavia Agatha, Imperatrix, sono minerali, quindi è industrialista e riformatrice, mountain unity più alta e bonus sui minerali. L'etica di governo le conoscete, abbiamo autoritarismo, militarismo e materialismo, le civiche fanno guidare la gilda degli schiavisti. Questo potrebbe essere il motivo per cui abbiamo così tanti schiavi, e lo zelo nazionalista. Non voglio assolutamente riformare il governo. L'agenda di Octavia è assicurare i confini. Quindi costruire delle stazioni militari costa meno e le stazioni militari danno più danno. Benissimo. Il budget al momento non ci interessa, la popolazione è tutta umana e abbiamo un focus sui minerali grazie all'imperatrice. Ok. Scienza. Allora, Gnea Nola, la nostra scienziata in carico alla ricerca fisica, vedete che hanno tutti già 2 stelle perché abbiamo un vantaggio proprio razziale sui leader. Ricerca industriale più 10%, buono a sapersi. Possiamo iniziare sbloccando i laboratori di fisica, i pannelli solari, orbitali oppure il motore a fusione. Questo è interessante, il motore a fusione. Potremmo già migliorare le nostre astronavi. Io quasi quasi inizio direttamente con il motore a fusione. Aulus Lucretius. Ecco, adesso l'ho detto alla latina, Lucretius. Studi sulla biodiversità, unificazione planetaria o mappatura del genoma umano. Lucretius è un biologo. Ovviamente potrei andare più veloce con la mappatura del genoma umano, ma avere influenza da subito è meglio. E poi abbiamo Gnea Treboniana, che è un genio, ricerca più 10% ovunque, perfetto. E potremmo iniziare a ricercare, ragazzi, siamo fortunati, improved spaceport, gli spazioporti migliorati, così iniziamo ad avere più spazio per le navi. Una cosa che ho notato sin da subito, amici, abbiamo la possibilità di fondare soltanto 3 pianeti, un tempo erano 5, e guardate dove si trova l'Imperium nella galassia, una piccola pallina nel tutto, che la galassia è una galassia di miliardi di galassie nell'universo, mamma mia. Questi temi, ragazzi, mi fanno veramente impazzire. Io non sono assolutamente bravo su materie scientifiche e fisiche, però se posso darvi un consiglio, probabilmente già lo sapete, seguite Link for Universe perché è veramente bravo nel dare un sacco di informazioni a chi ne sa poco come me. Io preferisco i videogiochi, quindi vi lascio la parte fisica e realistica. Andate su Link for Universe o tanti altri canali che trattano il tema, mentre qui cerchiamo di giocare. Adesso ho parlato fin troppo. La Classis Neptunia è la nostra flotta principale. Assegniamo immediatamente un ammiraglio. Possiamo farlo perché abbiamo abbastanza punti, sì. Gaius Buteo, più 25 anni, più 15% all'esperienza o più 25 anni. Allora prendiamo l'adattabile, che è l'ammiraglio Tiberia Aviena. È l'ammiraglia Tiberia Aviena, reclutiamola.
E avendo la nostra ammiraglia adesso, la prima cosa che facciamo è di piazzare un rapido anello attorno a noi. Ovviamente è ancora tutto in pausa, però ad Alfa Centauri ci mandiamo la nave esploratrice. C'è anche un buco nero, questo potrebbe darci molta scienza se andiamo a piazzarlo. Ok. Dobbiamo assegnare fleet evasiva. Nel caso in cui incontrassimo navi ostili, dovremmo scappare perché abbiamo soltanto tre corvette. Quindi abbiamo già dato la missione alle nostre tre corvette militari. La nave scientifica, la nave Sidralis Memoria, ha l'obiettivo adesso di iniziare a studiare tutto il sistema solare, mentre la nave da costruzione, la Operarius, rimane ferma. Togliamo la pausa, ragazzi, andiamo a velocità rapida. E la principessa Irene Claudia Agata è la nuova famiglia, è la nuova erede del nostro impero. Ovviamente gli Agata sono, come dire, la gens Agata. Quindi tutti i nostri imperatori avranno Agata come cognome, tra virgolette, o nome della famiglia. Come la gens Iulia o la gens Claudia, eccetera, eccetera. So che Agathos è un termine greco, ma mi piaceva così. Mi piace il nome Agatha e quindi ci può stare. Ok, intanto abbiamo scoperto che Pallas, un asteroide, abitabilità 0%, per carità. Non vogliamo mandare i nostri romani sugli asteroidi, ma. Incontro in Gotra. Abbiamo incontrato gli alieni Alfa, interessante. Report, viaggiatori spaziali enigmatici. Non ci abbiamo messo molto tempo per incontrare delle forme di vita intelligenti. Ragazzi, era il nostro primo contatto. Ah, il gioco è tutto in inglese, non vi preoccupate, ve lo traduco in tempo reale, ok? Lo conosco abbastanza bene, penso di essere in grado di farlo. Allora, la flotta riporta che The Human Capital. Ok, non sappiamo bene come queste forze siano apparse, ma non siamo riusciti ad aprire le comunicazioni, caspita. E infatti c'è un attacco di flotta ostile. Quindi la nostra flotta ostile degli alieni Alfa sta cercando di attaccare la Classis Neptunia, quindi meglio che scappino, perfetto. Dovremmo avere adesso un obiettivo con F3, abbiamo 10 mesi per investigare gli alieni Alfa, costerà punti sociali, ma lo voglio fare perché mi darà in cambio qualcosa di buono. Intanto torniamo sul sistema solare e la Operarius, scusate. Mi va a costruire delle miniere immediatamente su Pallas, perché con le nuove miniere avremo più produzione. Intanto sulla Terra potremo costruire altri schiavi. Mamma mia, ragazzi, cioè stanno nascendo altri schiavi. Ok. Io volevo tenere la Terra come pianeta per l'economia e per la scienza e poi gli altri pianeti per schiavismo, minerali e cibo, però vedremo. Un'anomalia su Marte. Non c'è rischio di fallimento, quindi direi che Marcia Civilis deve immediatamente ricercare l'anomalia su Marte. Chissà che cosa ci dirà. E forse, visto che posso, andiamo a costruire, diamo la commissione per costruire un'altra nave scientifica. Perché in questo modo riusciamo ad esplorare il doppio della velocità. E questo è sicuramente utile. Ok, la classe Neptunia invece sta continuando. Guardate cosa è successo, signori! Alfa Centauri 3, Alfa Centauri terzo, è un pianeta abitabile. Sembra che la classe Neptunia ci stia dicendo che è un pianeta continentale ed umido. Quindi c'è acqua, ci sono continenti. Ok, l'anomalia ci dice che Marte è terraformabile, quindi quando avremo le giuste tecnologie potremo costruire un sistema che garantisce la colonizzazione totale di Marte, non male. Ad Elon Musk piace questo elemento. Intanto Tiberia a Vienna, della nave Sidralis Dextra, è diventata scout. Ok, perfetto. Ok, la nostra nave scientifica ha terminato di ricercare il sistema solare. Io direi di andare immediatamente. Ah, non abbiamo un leader? No, scusate, è tutto molto chiaro. Non abbiamo un leader perché questa è la Apex, è una nuova nave scientifica. Quindi gli diamo il numero. No, non 5, no, soltanto 5.
Sì, ok, e dobbiamo assegnare un nuovo scienziato, per fortuna che abbiamo i punti per farlo. Survey speed più 25%, research speed più 10, research speed military più 10. No, prendiamo un esploratore, Gaius Arnus, e il nostro Gaius Arnus adesso magari va immediatamente. Allora, facciamo così, survey system, Bernard Star, poi Sirio, poi tu hai Yama e alla fine Tede. E poi alla fine torni a Sol. Ok, no, che cazzo, ho dimenticato di... Allora, tenendo premuto il tasto Shift si possono dare ordini in sequenza, così non ci dobbiamo rompere le palle poi. Ok, perfetto. Tutto molto bene. Abbiamo abbastanza minerali per costruire un'altra stazione mineraria a Juno 3, un altro asteroide. E quindi in totale il nostro sistema ci dà soltanto 4 punti minerari, è veramente scarso, ragazzi. Io speravo di avere almeno la possibilità di costruire qualche stazione su Venere, Saturno, ma nulla da fare, ragazzi miei. Ok, Tiberia ha ricevuto un nuovo tratto, vediamo di cosa si tratta. Scusate, gioco di parole. Ah, esperto in logistica, ship upkeep meno 10%. Brava Tiberia. E anche Sirius è un pianeta abitabile, siamo fortunati. Che è Sirius III, continentale, 24 slot, quindi potrebbe essere il primo che andiamo a ricercare, a colonizzare. Ah, no, ma aspettate, aspettate! Il surveying, cioè l'esplorazione, sta andando avanti. Vedete che Saturno ha 3 punti ingegneristici, cioè se piazziamo una stazione scientifica orbitale, portiamo a casa molti punti scientifici. Bene. Nubi di vuoto, un'investigazione su una particolare formazione di nubi e di polvere spaziale ha sorpreso, ci ha dato dei risultati sorprendenti. In particolare, alcune nubi hanno praticamente una potente carica che ha una origine sconosciuta. E dobbiamo stare attenti. Allora. C'è la possibilità di osservare queste nubi del vuoto, quindi questo significa in soldoni che posso utilizzare punti di fisica, quindi la mia ricerca fisica si bloccherà per un po', però potremo andare avanti con le altre ricerche. Vedete intanto che la ricerca, ad esempio, sociale è rimasta ferma perché abbiamo completato un'altra ricerca sugli alieni alfa, se vi ricordate. Ok, nuova anomalia dove? Bardan Star 3, ok. La Nettunia è ferma prima di potenziarla con altre navi, corvette. Vediamo se riusciamo a... ad andare... Ecco qui, a vedere se ci sono altre zone, così, come dire, esplorabili. Sempre con lo stesso atteggiamento molto cautelativo. Dobbiamo stare attenti a non farci affondare le navi. Affondare, distruggere perlomeno. Intanto potremmo fare degli editti sul pianeta Terra. No, perché non abbiamo abbastanza punti per adesso, ma presto potremo farlo. Innanzitutto a Dedica abbiamo trovato un monolite. Allora, no, scusate, sulla stella Barnard Star numero 3, terza, abbiamo trovato un monolite. Peccato che la Barnard Star terza è una specie di asteroide. Possiamo trasformarli in riproduzioni che possiamo utilizzare nell'impero oppure avere punti, 120 punti one shot. No, teniamocelo questo monolite, perché secondo me possiamo costruire 3 pop, guadagnano xenofilo come etica. Aiuto, questo non va bene perché il nostro impero deve essere xenofobo, non xenofilo. Almeno penso. Fa vedere i pop adesso. Dove li trovo? Eccoli qua. In realtà, niente. Non riesco a trovare. Non ho ancora fazioni, quindi non riesco ancora a vedere quali pop sono diventati xenofili, però per adesso. Così è. Ok. Intanto io, la luna di Giove, ha 4 punti scientifici. Io direi immediatamente di costruire una miniera, non appena abbiamo la possibilità di farla, e siamo già in crisi energetica. Quindi
Quindi sul pianeta Terra dobbiamo spostare schiavi o comunque liberti e dobbiamo produrre una power plant di livello 1. Ah, attenzione perché abbiamo, sì, produciamo Unity 1,16 al mese. Ok. La Unity può essere utilizzata per sbloccare delle particolari forme di tradizioni si chiamano, che vedremo molto presto. Allora, abbiamo incontrato a Capella una specie di vascello alieno. Intanto la memoria ha terminato la propria ricerca su Sirio. Benissimo, io direi che mentre l'Apex Allora, l'Apex sta continuando a studiare i vari pianeti su cui ha la missione. Io direi che Memoria potrebbe andare quindi su Alpha Centauri. Ok, e poi qui su Cepux, questo è l'ultimo. Così continuiamo a studiare i pianeti che abbiamo attorno. Però Sirius mi piace moltissimo. Attenzione perché abbiamo 200 cibi immagazzinato. Questo cosa significa? Fatemi capire. Ricerca. Allora, avendo 200 cibi immagazzinato, il surplus viene utilizzato per costruire fattorie sulla superficie del pianeta. Ok, quindi adesso, se non sbaglio, la Terra dovrebbe crescere più rapidamente. Però io adesso andrei a cambiare la mia policy in termini di food stockpiling, anziché minimal, direi bilanciato. Per 10 anni poi non posso più cambiarlo, però adesso praticamente ho il massimo food stockpiling a 1000, quindi posso mettere da parte 1000 cibo. Ok, va bene. Per il resto va bene, la filosofia di guerra, guerre senza restrizioni. Per qualche ragione qualcuno ha lanciato un asteroide nell'orbita attorno a Sirio 2. Perché possiamo ancora vedere un sistema di propulsori sulla superficie di questo asteroide. Interessante. Quindi questo significa che probabilmente abbiamo qualche minerale in più su Sirius, no? Dove si trova? Era Sirius secondo, no? In realtà non riesco a capire co come questo asteroide possa esserci d'aiuto, però va bene. Ok, la construction ship ha terminato. È chiaro che Sol ha veramente tanti tanti minerali, così come la Burner Star. Sono tutti minerali e così come Alpha Centauri. Dobbiamo trovare dell'energia però. Ok, abbiamo incontrato Void and Cloud ed abbiamo, diciamo così, snuvolato le nuvole, abbiamo scoperto l'arcano. Le nubi del vuoto sono, per come si può spiegare degli umani, alcune tra le entità più antiche dell'universo. Sembra che si siano originati semplicemente alcuni miliardi di anni fa. Dopo che la materia, come noi la conosciamo, è apparsa per la prima volta. Ok? La loro forza tremenda le rende sì, sono scaturite, sono nate dalle forze tremende che il giovane Cosmo ha praticamente partorito dal nulla, da non si sa dove. Ok, quindi intanto guardiamo punti fisici in fisica e possiamo fare più danno alle Void Clouds, che sono comunque delle entità che possiamo combattere. Per adesso la classe Neptunia cosa facciamo? La teniamo ferma. La mandiamo ancora un po' avanti, vediamo se troviamo altri nemici da questa parte, oppure se possiamo poi mandare le nostre navi scientifiche ad esplorare. Tanto Sirio l'abbiamo completata, bene. Sirio è un ottimo sistema, ha veramente tante cose, voglio assolutamente fondare la prima colonia, il primo avamposto dell'Imperium su Sirio 3.
ragazzi. Una partenza che mi piace molto. Dobbiamo ovviamente cercare nel prossimo episodio di arrivare a ricercare le tecnologie adatte per iniziare la colonizzazione, però abbiamo già un'ottima base di minerali. Non so se ho fatto una scelta giusta nel cambiare la policy alimentare, però certamente questo cibo non va perduto, lo stiamo semplicemente mettendo da parte. Non so se bloccherà un po' la crescita, ma vedremo. Dobbiamo risolvere il problema economico, cercheremo di farlo con le strutture sul pianeta Terra. E nel frattempo vedo che continuiamo a trovare altri pianeti potenzialmente colonizzabili, ma lo vediamo nel prossimo episodio, che sarà quello in cui probabilmente l'Imperium potrebbe portare gli umani per la prima volta su un altro pianeta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi su questo canale per i prossimi episodi dedicati a Stellari su Utopia con l'Imperium. Un saluto e a presto.